La questione dei viaggi nel tempo è annosa e ha sempre incuriosito in qualche modo l'uomo, forse per curiosità, forse per andare a scoprire soprattutto qualcosa che fosse, che dovesse ancora avvenire, anche se tutto ciò che noi abbiamo o presumiamo tale si riferisce ovviamente al passato. Diciamo che in natura già abbiamo un esempio, senza troppo andare su macchine o sistemi di ricezione, abbiamo già una prova matematico-pratica di quello che potrebbe essere un'idea di viaggio nel tempo. Viene teorizzata negli anni 30 e praticamente consiste in questo: noi ad occhio nudo vediamo stelle che si sono estinte da milioni di anni. Ora, per una proprietà transitiva, e se noi riuscissimo a trasferire un potente telescopio su una di queste stelle, vedrebbero i dinosauri sulla Terra, o comunque sia vedrebbero la Terra in uno stato primordiale. Questa è un'interazione della velocità della luce, quanto cioè la luce ci mette per raggiungere una destinazione e porta con sé delle immagini. Hitler fu uno dei primi, che era così affascinato dall'occultismo, a interessarsi, se non alcuni suoi scienziati, di scoprire la frequenza di impulsi con cui il cervello trasmetteva al corpo. Effettivamente sono degli impulsi elettrici quello che il cervello emette per trasmettere i movimenti e fu interessante però una scoperta che fecero questi scienziati, secondo cui alcune di queste frequenze, chiamiamole strane, con dei rumori strani, erano percepibili a seconda dell'ambiente dove veniva portato un ricevitore. La cosa che lasciò molto perplessi, che si potrebbe ricollegare all'argomento di questa sera, è che in una cattedrale in Germania lo oscilloscopio, appunto questo attrezzo che avevano loro per ricevere, iniziò a ricevere una frequenza che ricordava nelle sonorità la cadenza dei canti gregoriani. Per cui come se ci fosse qualcosa all'interno di questa chiesa, per cui confinata all'interno di un ambiente. E chi era Padre Armeti? Padre Armeti era un monaco benedettino, tra l'altro nativo di Rocca Santo Stefano nel 1925, morto nel 94 presso l'isola di San Giorgio Maggiore. Diciamo che era a Venezia. Nel 40 iniziò degli esperimenti con Padre Agostino Gemelli, medico fondatore dell'Università Cattolica di Milano. Fece degli esperimenti proprio sulla disgregazione dei suoni col magnetofono e con l'oscilloscopio e sappiamo che alla fine degli anni 50 iniziò anche la collaborazione con un gruppo di 12 scienziati. Questo è un aspetto importante, perché sembra che proprio grazie a questa collaborazione con questi scienziati nacque quella grande invenzione, appunto stando a quanto riferisce Padre Armeti, dopo vedremo anche in che occasione parlò del cronovisore, nacque questa grande invenzione. Tra l'altro questo gruppo di 12 scienziati sembra che fosse costituito tra l'altro anche da von Braun, da Enrico Fermi, da un certo professore portoghese di nome De Matos, anche un Nobel giapponese. Gli altri nomi non li conosciamo, si possono fare soltanto delle ipotesi. Fatto sta che disse appunto di aver realizzato questo cronovisore attraverso il quale era possibile rivedere eventi del passato, e a testimonianza di quanto detto disse di aver visto per esempio delle scene del mercato ortofrutticolo di Traiano, di aver seguito addirittura un discorso di Mussolini, di Napoleone. Qui onestamente uno potrebbe inventare di aver visto qualsiasi cosa, perché finché si tratta di affermare qualcosa senza portare delle prove concrete, tutto è dubitabile. C'è un aspetto però interessante: disse di aver assistito al Tieste, che è una tragedia latina di un poeta latino, Ennio, rappresentata nel 169 a.C. durante i giochi di Apollo. La cosa interessante è che noi di questa tragedia abbiamo soltanto 22 versi, conosciuti tramite Cicerone, un grammatico poeta che si chiama Probo, Nonio Marcello, comunque solo 22 versi. Ora, Padre Armeti disse di aver assistito a questa tragedia, trascrisse il testo e lo consegnò a un professore, un certo professor Giuseppe Marasca di Iesi, il quale lo conservò per alcuni anni e dopo 5 anni decise di dare la pubblicazione a questi versi.
Quindi, al di là di tutto, comunque, non si limitò a dire di aver assistito a una tragedia, ma scrisse proprio il cronovisore, venne scontato, venne posto, appunto, smontato in alcune stanze, quello che si dice, appunto, segrete del Vaticano. Gli schemi ne vennero mandati uno da un notaio in Giappone, uno da un notaio in Svizzera. E tra l'altro, a rincarare un po' la dose contro padre Ernetti, ci fu una lettera pubblicata sul giornale dei misteri da parte di un lettore, il quale accusò padre Ernetti di mistificazione, perché disse che questa foto che era stata pubblicata del presunto Cristo sulla croce era in realtà la foto di un Cristo ligneo presente in un santuario, sarebbe il santuario di Colle Valenza in provincia di Perugia. Ora, tra l'altro, che era opera di uno spagnolo. Padre Ernetti si difese in che modo? Quest'opera dello spagnolo Valera, che era l'autore appunto di questo Cristo ligneo, era stata realizzata secondo le indicazioni di una certa Madre Speranza, che era una mistica dell'epoca, che diceva di aver avuto durante le visioni proprio anche l'immagine di Cristo sulla croce. Quindi padre Ernetti dice, dal momento che questo crocifisso fu realizzato secondo le indicazioni di una mistica, entrambi sono simili perché entrambi ritraggono il vero volto di Cristo.